Ho sempre avuto un rapporto un po' strano con il mio corpo. Anche grazie a video precedenti che ho pubblicato su questo canale avrete potuto capire che non mi accettavo, non mi piacevo, sembravo più uomo che donna e questa cosa mi dava fastidio perché io sapevo di essere femmina ovviamente, ma sembravo un maschio. Ma questa cosa era più che altro nella mia testa perché in realtà dovevo solo sviluppare eccetera eccetera. E fra tanti di questi problemi c'erano anche le tette. Allora, io, dato che già sembravo uno sgorpio di 3 anni e mezzo, pur avendone, che ne so, 16, prendiamo questo periodo della mia vita, ero piatta come una tavola da surf fino a 18 anni, diciamo, e oltre a fare lo sviluppo in ritardo non mi sono cresciute le tette fino a 18 anni e quindi ero appunto piatta come una tavola da surf. Questo, dato che anche dietro ero piatta, mi provocava tantissima insicurezza e infatti, diciamo, dal primo liceo ho scoperto il mondo dei reggiseni e che usavo non per reggere il seno, come dice la parola stessa, ma per cercare di ingrandirmelo, perché appunto non ne avevo e quindi questa cosa mi rendeva insicura. E dunque, dato che a tutto c'è una soluzione tranne che alla morte, ho detto troviamo una soluzione a questo. E ho iniziato a comprare dei reggiseni con delle imbottiture alquanto ridicole. Anche a mare avevo dei costumi che mi stavano scomodissimi, perché appunto, a parte che ero sproporzionata poi perché avevo un corpicino piccolo ancora non sviluppato, avevo queste tette enormi solo per appunto il reggiseno mito fake che mi faceva delle tette inesistenti in realtà. Però diciamo che ero tra virgolette contenta perché dicevo bene, ho le tette. Quando ovviamente mi toglievo il reggiseno non avevo più le tette e quindi questo è stato sempre causa, diciamo, di insicurezza e non mi aiutava certo ad accettarmi per quello che ero. Verso i 18 anni, che è stata, diciamo, la fase più di cambiamento per quanto riguarda il mio corpo, mi è spuntato un sedere anche abbastanza prorompente, che adesso sta assumendo vita propria e si sta moltiplicando la sua superficie di centimetri in centimetri, e poi hanno iniziato, diciamo, a uscire fuori delle tettine, tipo, insomma, comunque continuavo a portare questi reggiseni, decisi, diciamo, di provare a portare dei reggiseni sempre imbottiti, però, diciamo, un po' meno, un po' più normali, un po' più decenti, e mi trovavo bene, perché comunque il mio seno sicuramente risultava più grande, dato che comunque non ne avevo, fino a che, diciamo, a 19 anni, appunto, mi sono cresciute un altro pochino e ho iniziato ad usare dei reggiseni sempre con le coppe, ma vuoti all'interno, o comunque con un piccolissimo riempimento, insomma. Finché quest'anno, in cui praticamente mi stanno esplodendo le tette, nel senso che io credo di aver finito lo sviluppo, non lo so, credo di averlo finito tipo quest'anno, perché sì, l'ho fatto in ritardo, molto in ritardo, e qui ho tipo delle smagliature enormi, perché una volta queste hanno fatto e sono tipo uscite. E dunque, non sono la paladina della giustizia, che magari voi dite, come hai fatto a riuscire a non portare il reggiseno, vorrei pure io, come fai, non ti vergogni? Sì, come tutte le persone al mondo, ovviamente ho delle insicurezze, ma da quest'anno vi spiego cosa è successo. Praticamente, sì, ho avuto un po' di seno in più, in questo momento, vabbè, sembro ancora più piatta di quanto io già non sia, perché ho questa cosa larga, però vi giuro, vi metto delle foto mie in costume, che qualcosa si vede, molto piccolo, però si vede. Questa è la foto di me con il reggiseno push up, finto, fintissimo, non c'era nemmeno l'1% della mia tetta in questa foto. E questa è la foto dell'altro giorno in cui praticamente avevo un reggiseno normale, cioè anzi non avevo proprio il reggiseno, era tipo un lenzuolino sottilissimo, un triangolino giusto per non far vedere quello che c'era, ma in realtà era come se non avessi niente, non mi reggeva niente, è il mio seno naturale quello che è. Bene, infatti in questo periodo dell'inverno, diciamo 2017-2018, oltre che è stato l'anno in cui sono maturata di più, sono cresciuta di più, qua dentro specialmente, ma anche qua fuori. E quindi, ovviamente non sto dicendo che ho le tette grandi, perché comunque sono piatta, voglio dire, ma qualcosa c'è. E quindi, quest'anno mi sono detta, ma a me non interessa avere il seno grande. C'è stato un problema, da adesso vedrete la qualità cambiata, perché praticamente si è spenta la videocamera e non sono a casa, quindi
avrei dovuto buttare questo video e mi dispiaceva, quindi lo continuo dal cellulare, perdonatemi. E quindi vabbè, sono arrivata a quest'anno che ho detto: perché sto portando il reggiseno? Alla fine io non ho un seno grande per niente, anzi ho un seno piccolo. Non mi vergogno particolarmente di andare in giro con la forma naturale del mio seno, perché più che altro le persone usano il reggiseno non tanto per reggere il seno, ma per mantenere una forma, tra virgolette, rotonda, perché gli dà fastidio la forma naturale. E ci sta tutto, infatti anch'io lo facevo per questo motivo fino all'anno scorso. Però mi sono resa conto che non mi interessa niente, per cui da che io non riuscivo a trovare mai dei costumi e dei reggiseni perché li volevo super iper extra imbottiti, adesso non riesco a trovare reggiseni perché li voglio proprio come un lenzuolino, così tipo, ecco, proprio così, senza un minimo di coppa, senza niente, come quello in questa foto, appunto, come vi ho fatto vedere prima. Mi sento libera con me stessa, sono felice. Alla fine il reggiseno serve per reggere il seno, che è pesante e lo devi tirare su. Se non ne hai, cosa ti reggi? Niente! Non aveva senso. E sono felicissima di questa scelta, perché vuol dire che ho assunto, diciamo, sono riuscita a raggiungere una buona confidenza col mio corpo, sono davvero davvero contenta di ciò. E boh, niente, non porto il reggiseno perché non ho un seno grande e non ho niente da reggere. In un prossimo video vi dirò i tre pro e i tre contro di stare senza reggiseno. Lo porto in casi proprio estremi, in cui magari sono troppo scollata ai lati, oppure una cosa estremamente trasparente, tipo le camicie di lino, quelle cose. Certo, non voglio fare scandali e quindi ovviamente lo porto, però in generale tipo così, ma chi se ne... Quindi sono felice di questa mia scelta, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.